Nel Movimento 5 Stelle invece oggi è il giorno della presentazione del candidato al Comune di Napoli, si tratta del brianzolo Matteo Brambilla, ma anche nel Movimento di Grillo non mancano le polemiche interne e i tanti nodi da sciogliere. Il servizio di Mario Franco Cao. È ora di muoversi, scetatevi qua giù, non si può più stare a guardare qua. Sfodera il dialetto quando si accalora. Lui, brianzolo di Monza, scelto dai 5 Stelle per il Comune di Napoli. Matteo Brambilla, ingegnere sensibile ai temi dell'ambiente e dei rifiuti, si presenta cercando di risvegliare l'orgoglio della città. È una Napoli che mette al primo posto la dignità della persona. Una Napoli dove non si debba più chiedere per ottenere. Una Napoli dove le persone possono essere orgogliose di vivere e avere rispetto del decoro della propria città. Le beghe interne, i 36 attivisti espulsi con l'accusa di aver tentato di manipolare le comunarie e che minacciano il ricorso, sono poca cosa rispetto all'impasse di altre città. A parte Roma, dove secondo i sondaggi Virginia Raggi ha il vento in poppa, è ancora stallo invece a Milano. Dopo l'addio polemico di Patrizia Bedori, il movimento deve ancora scegliere il candidato. Problemi ancora più grossi in 5 capoluoghi di provincia, Ravenna, Rimini, Latina, Salerno e Caserta, dove i 5 Stelle non ci saranno. Troppe divisioni e lotte interne, i vertici non hanno certificato le liste. All'esterno diventa motivo di scontro l'anniversario della morte di Don Diana, ucciso dalla Camorra nel 94. Passerella ipocrita, attacca Di Maio da Casal di Principe. Caro Don Peppe, ti hanno ucciso un'altra volta, non i camorristi, ma premier, sottosegretari, ministri. Il vicepresidente della Camera accusa il governo di aver bloccato fondi per le vittime della mafia, critiche respinte dalla presidente della commissione antimafia Bindi e da tutto il PD. I 5 Stelle non sanno cosa sia la lotta alla mafia. Di Maio fa sciacallaggio sulla tomba di Don Diana.